Tra l'altro adesso non per fare nomi, perché non si può fare pubblicità, ma certamente i premi ai quali penso non hanno nessun bisogno di pubblicità, però devo dire che la vostra realizzazione è all'altezza dei grandi premi internazionali. Vi cedo il mio microfono. Si respira. Ricordare Luciano come professionista e come persona. E come persona. E come professionista è stato facile identificare nella camera da presa quello che accomuna tutti coloro che amano il cinema, che il cinema lo vivono. E per la persona c'era da scegliere, potevamo fare un ritratto magari fatto bene, ma sarebbe stato sempre impersonale, in quanto sarebbe stata la visione di un artista, di uno di noi, su Luciano, come vediamo Luciano. Abbiamo scelto quindi di prendere l'autoritratto di Luciano che Olga conservava gelosamente e usare quello per ricordare Luciano, cioè per far vedere come Luciano aveva la percezione di sé, e credo che sia la cosa migliore. Dopodiché è intervenuto Mario, come abile scultore e persona sensibile, che ha realizzato quest'opera, e gli passo il microfono. Posso fare una domanda a Mauro D'Amico, designer? La creatività in genere regala all'artista sempre grandi emozioni. Vorrei chiederle, a proposito di quest'opera che ha realizzato, c'è un qualcosa in particolare che ha ispirato la sua espressione creativa nella realizzazione appunto delle opere dedicate alla premiazione?